buongiorno, buongiorno, salve. Allora, siamo praticamente là dietro quel coso, di là c'è il Po, stiamo andando verso Bergantino, che domani c'è la giornata scooterini 50, scooter off-road, bam bam bam. Abbiamo la XXX, adesso apriti Stefano. Allora, mia XXina qui fuori, così dentro mangio meglio, se no c'è troppo casino, cioè non ho spazio. Siamo passati da Ferrara a salutare un ragazzo che mi ha scritto su Instagram che voleva informazioni sulla Talaria, voleva chiedere un po' di differenze, e quindi se sei per strada, noi come Motoclub Cabrix cerchiamo di venirvi incontro il più possibile. Questo qui, gli sono andato addirittura sotto casa, così ha provato l'XXX. Se ce la fa, domani viene a Bergantino, non bruciamo l'olio, bassiamo, e niente, quindi servizi proprio casa per casa col Motoclub Cabrix. Adesso mi mangio un po' di berluzzo e poi dopo ci vediamo dopo quando ripartiamo per Bergantino, così stanotte passo la sera lì e domani mattina sono già là. Morfeo, saluta, ciao ciao. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Oh, Morfino lì, pronto? Ripartiamo da questo bellissimo parco, tranquillo, mangiato qua, da Dio. Partiamo verso Bergantino, dovremo arrivare sulle 3 quarti, 4, e poi vediamo, se troviamo già un buco, c'è gente che gira e poi insomma ci rispostiamo più tranquilli. Boh, lo so, vediamo, intanto partiamo. Ciao! Buonasera, buonasera, sono le 4 e tre quarti di pomeriggio, cioè tramonto, però arrivare in pista quest'ora e rimanere qui stasera con sto paesaggio, ciao, beh, tanta roba. Fra mezz'ora sarà buio e saranno solo le 5:30, che palle. Vabbè, aspetto, cosa faccio, inizio già a tiro fuori il computer, inizio già a buttare dentro i primi pezzi del video che ho filmato oggi mentre venivo qua, niente di che, però già un pezzettino è fatto, così lunedì sarà già pronto. Poi domani, sperando che non sia troppo casino, vedo di mettere la GoPro in giro in vari punti della pista, così finalmente avremo delle riprese anche da fuori di come uso la Talaria, che tanto, come sapete, non so fare usarla, però ci provo e la spingo per quanto sia il mio limite. E domani mattina, sperando che non sia troppo bagnato, perché ho fatto un giro adesso piano piano giusto per vedere la pista, e ci sono dei punti che c'è proprio la melmina e con le ruote stradali e tanta roba, devo dire. Quindi se domani mattina si batte un po' un cavolo o un altro, vedo se riesco a fare un po' di turni con le gomme lisce e poi al massimo buttiamo sulle tassellate. Oh, buongiorno, 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 Morfeo, buongiorno, buongiorno. Ma sì, guarda, sta uscendo il sole, una bellissima giornata. Adesso un po' di umidità, ma noi qua dentro con il riscaldamento top dei top, fuori 4 gradi, qua dentro 22, riscaldamento al minimo, del minimo, del minimo, vabbè. E quindi, Morfeo, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Adesso con calma andiamo fuori, ci... tirare fuori l'abbigliamento da cross, la cosina, aspettiamo gli altri che arrivano e poi ci vediamo direttamente in pista, e spero di riuscire a fare qualche filmato dall'esterno, ma sì, dai, tanto qua vedo che ci lasciano abbastanza liberi di fare e boh, vedremo, vedremo. Ciao. Allora, il paddock che ha iniziato a riempirsi tanto, moto da cross, scooter, perché di qua c'è il fettucciato, di là c'è la pista da cross. Ho iniziato a smontare qui, quella del 19 andrà al posto di quella del 17, e di dietro
ho messo su una Scorpion anteriore perché non abbiamo trovato la posteriore di questa misura, e quindi, e poi adesso cambiamo la 44 che avevo fatto la prova, ma va meglio con la 48, quindi cambiamo la 44. Dove cazzo è la 48? Tanarana, qua. E buttiamo su una 48. Poi ci vediamo in pista. Ok, ballerina. Ora è da cross, ora è da cross, prima era da strada, ora è da cross. Vedi che casino che fanno sti motori, mamma mia. Mentre provavo le due piste, quel fettucciato di là e quella da cross di là, che mi sono divertito la faccia, ho fatto fuori il tubo del freno davanti. Colpa mia, perché per una fascetta del cazzo, vabbè. Quindi adesso entrano loro nel fettucciato tutti insieme in blocco, andiamo dentro, facciamo due filmati alla volta. Ok, allora adesso chiudono la pista solo per noi. C'è il tipo là con la bandiera rossa. Non so se entrano gli scooter, per me non entrano. Si preparano, va la partenza. Ah no, mi sa che sono tutti. Ho capito che sono tutti visti. Non si capisce un cazzo questi scooter di merda. Ok, allora abbiamo misti scooter malosci, scooter elaborati, scooter non malosci. Abbiamo un po' di tutto. Arriva l'omino del via. Lui è l'omino del via che c'ha la bandiera. Guardate che si mette Marco. Io che ho rotto il freno davanti, faccio il giro piano piano alla rovescio, così filmiamo un po' di pista fuori, da fuori.
Saluta. La mia talarina, corrotto il filo, porca puttana, strisciare la ruota. Se io mettevo una fascetta qui, sicuramente non succedeva niente. Io mi sono dimenticato di mettere un'altra fascetta qui, non solo questa, porca. Ok, adesso in mezzo a tutto sto casino, mica sono lì, ciao, mi cambio e poi basta. Prima o poi riuscirò anche a fare un video che giro io con le riprese esterne, ce la faremo, boh, chi lo sa, quando mai. Ah, comunque vi faccio vedere che ho fatto fare la maglia. Ho preso su una maglia Lakema della Talaria e ci ho fatto stampare Filippo 47 uguale come c'ho nel furgone, nel gigione. Se va via quel riflesso di merda, oh, ecco, più o meno si vede, sì, che si vede. E con questa vi lascio, ciao ciao!